Un grande onore rappresentare la Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, è l'associazione più grande della regione Marche, e sicuramente 4 anni intensi, 4 anni che hanno visto le nostre imprese in grandi difficoltà. Ovviamente la pandemia ha modificato tutti gli schemi e quindi le nostre imprese si sono adattate in breve tempo a nuove dinamiche, sono state veramente molto brave, hanno saputo resistere e noi ci siamo impegnati per essere utili. Il noi ci siamo di Confartigianato è non uno slogan, ma proprio una nuova modalità per essere vicini alle nostre imprese. I 4 anni che ci aspettano saranno 4 anni sicuramente intensi, speriamo un pochino meno intensi rispetto a quelli che ci hanno preceduto, ma sicuramente le nostre imprese dovranno essere aiutate a resistere a un'epoca complessa, perché la pandemia ne abbiamo avuto ben chiaro le dinamiche, ora l'aumento del prezzi sulle materie prime, la difficoltà di reperire le materie prime, l'aumento dei costi dell'energia, del gas, che noi già a ottobre dello scorso anno avevamo anticipato, con tutto quello che riguarda anche l'inflazione e l'aumento dei costi, sicuramente ci apriranno nuove dinamiche e dovremo essere bravi a intercettarle e trovare delle soluzioni, delle ricette per aiutare le nostre imprese a resistere anche in questa successiva fase del Covid. State stilando un piano dei valori, una sorta di vostra stella polare che vi dovrà guidare in questo percorso? Sì, abbiamo concluso il congresso che ha visto una presenza fisica, finalmente fisica, nei nostri territori. Sono stati eletti 676 dirigenti su 10.000 imprese che rappresentiamo, quindi una prova di democrazia importante, e i nostri dirigenti si sono riuniti e hanno elaborato quelle che secondo loro sono le priorità su cui Confartigianato si deve impegnare ad affiancare le istituzioni per elaborare delle strategie e dei progetti che possano rendere sicuramente questa regione più attrattiva, dove il fare impresa sia più facile. E quindi stiamo lavorando su dei temi importanti, tutta l'attività dei prossimi 4 anni saranno basati su questi temi, dalla sostenibilità alle infrastrutture, all'opportunità dei bandi, a temi della digitalizzazione e dell'innovazione. La Confartigianato Impresa Ancona Pesaro Urbino ha rafforzato la sua presenza con 10.000 iscritti, quindi in controtendenza purtroppo con la chiusura delle imprese, comunque aumenta la fiducia verso Confartigianato. Siamo orgogliosi di cercare di impegnarci sempre maggiormente nel rafforzamento della nostra associazione nella provincia di Pesaro Urbino. A settembre presenteremo 2 importanti novità su Pesaro. Crediamo fortemente nel cercare di essere utili alle imprese del comune di Pesaro, e quindi a settembre non anticipiamo nulla, ma presenteremo 2 importanti novità che rafforzeranno la nostra presenza su questa città, come altre iniziative che andremo a organizzare nella provincia, da Urbino a Fano, non dimenticandoci tutti i tanti comuni che vedono insomma una ricchezza nel territorio di Pesaro Urbino, perché noi abbiamo una provincia con tante eccellenze, con tanti comuni, e la presenza di Confartigianato con le 14 sedi nella provincia è a testimonianza del voler esserci, del voler essere utile e supportare le nostre imprese. Quindi un bilancio positivo per quello che riguarda la rappresentanza dell'associazione in questi ultimi 4 anni e una speranza di poter far meglio nel futuro, consapevoli delle sfide che attendono le nostre imprese e tutti noi.